In questa puntata. È probabile che abbiate già visto una volpe rossa. Ma che ne dite di questa? Sembra Yoda di Guerre Stellari. Sapete perché? E poi, le foche finiscono spesso spiaggiate a riva. La causa delle loro ferite vi stupirà. Infine, risponderemo a una domanda controversa. È proprio vero che gli squali devono nuotare senza sosta per restare in vita? Oggi vedremo alcune delle creature più interessanti della Terra e degli abissi. Benvenuti nel loro favoloso mondo. La natura sembra aver dotato ogni animale di un talento unico, che serva alla difesa personale o per andare all'attacco. Ciascuno possiede un talento specifico, sempre entusiasmante da osservare. Dalla notte dei tempi, la velocità ha sempre affascinato l'uomo. E quando abbiamo iniziato a misurare i record degli uomini più rapidi, l'automatica conseguenza è stata paragonare i nostri atleti ad altre creature. Il ghepardo africano è l'animale terrestre più veloce al mondo. In appena 5 secondi riesce a scattare da 0 a 100 km orari. Poi c'è l'antilocapra americana. Con le sue gambe sottili e il corpo compatto, l'antilocapra è il mammifero più veloce dell'emisfero occidentale. Raggiunge una velocità massima di quasi 90 km orari. Partiti! Su pista, un puro sangue da corsa arriva appena a 65. Anche l'enorme bisonte americano, dal peso di una tonnellata circa, può galoppare fino a 60 km orari. E che dire del migliore amico dell'uomo, il cane? Sapete qual è la razza più veloce? Esatto, il levriero. Per testare la sua velocità, abbiamo deciso di condurre il nostro esperimento della settimana. Questo esperimento prevede due partecipanti. Uno è un giocatore di football professionista. L'altro è un levriero. Entrambi correranno lungo 90 metri di pista. Ai vostri posti, pronti, via! Il levriero chiude in 5 secondi e 3 decimi. L'atleta whale taglia il traguardo in 10 secondi e 8. I levrieri sono animali che sembrano nati per correre. Sono molto slanciati, con tanta massa muscolare. E hanno uno dei cuori più grandi tra tutte le razze canine. Hanno una spina dorsale molto flessibile e riescono a sfruttare questa elasticità nello slancio e nel movimento. Nel nostro replay, il levriero è persino sfocato. Ma da un'analisi più attenta, possiamo vedere la sua incredibile flessibilità in azione. Il cane ha tutte e quattro le zampe sollevate da terra al momento di massima estensione e anche quando sono in contrazione. È come se volasse. Non è proprio lo stesso per Whale, che probabilmente avrebbe voglia di placcare qualcuno adesso. Non essere triste, Whale. Dopotutto il levriero è pur sempre uno degli animali più veloci al mondo.
Adesso scoprirete perché il lamantino è una specie a rischio e per quale ragione alcune tartarughe di mare finiscono in questo stato. Lo splendido oceano potrebbe sembrare un posto fantastico dove vivere, ma il mondo sommerso è tutt'altro che tranquillo. Ogni giorno, milioni di creature marine affrontano una lotta estrema per la sopravvivenza. Ecco una colonia di foche comuni dell'Atlantico. A causa dell'alto contenuto di grasso nel loro corpo, rappresentano un pasto gustoso per i predatori come orche assassine, squali e orsi polari. Non è raro vedere una foca solitaria finita sulla spiaggia in seguito a un attacco. I volontari dei centri lungo la costa atlantica spesso salvano queste foche ferite e fanno in modo di rimetterle in salute. Durante questo periodo è importante ridurre al minimo l'interazione con l'uomo. Non bisogna interagire troppo con gli animali perché non vogliamo che associno le persone al cibo. Infatti, spesso succede che se un animale resta in riabilitazione per troppo tempo, finisce per perdere l'istinto selvaggio a cacciare da solo. Quando la foca si è ripresa, viene liberata nel suo ambiente. Una foca dell'Atlantico in salute vive circa 20 anni, sempre che riesca a sopravvivere ai tanti pericoli del profondo oceano. Nelle acque miti al largo della costa della Florida vive il Pacifico lamantino. Questo gigantesco mammifero marino erbivoro è una specie a rischio. Non a causa di qualche predatore naturale, ma per colpa degli uomini, o più precisamente, dei loro motoscafi. Il lamantino cresce fino a circa 3 metri e pesa mezza tonnellata. Non solo nuota lentamente, ma è lento anche a reagire a un pericolo imminente. Studi scientifici hanno dimostrato che i lamantini riescono a sentire le barche in arrivo. Ma c'è anche da dire che, essendosi evoluti senza nessun predatore naturale, l'istinto non li spinge a spostarsi quando sentono un rumore del genere. Qualcuno cerca di salvare i lamantini feriti dalle eliche delle barche. A volte impiegano anni per riprendersi del tutto. Ma alla fine, quando vengono rimessi in libertà, la soddisfazione è davvero grande. Per circa 120 milioni di anni, la tartaruga marina è sopravvissuta ed ha popolato gli oceani di tutto il mondo. Oggi è una specie a rischio. Tra i motivi del suo declino ci sono gli scarichi industriali che inquinano l'oceano. Questa tartaruga, esposta a delle sostanze tossiche, ha un'infezione ai polmoni. È come per l'uomo. Il sistema immunitario risponde allo stress. Se siamo in circostanze stressanti, tendiamo ad ammalarci di più. Per le tartarughe vale lo stesso principio. Quindi, se sono sotto stress per l'inquinamento delle acque, le loro difese immunitarie tendono ad abbassarsi. La riabilitazione della tartaruga marina è possibile. Molte ritornano nel loro ambiente,
ma nel lungo periodo il destino dell'antica tartaruga marina è nelle mani dell'uomo. Tra poco scoprirete perché la lontra di fiume è tra i migliori nuotatori al mondo. E inoltre saprete perché il procione non può fare a meno dell'acqua durante qualsiasi pasto. Tutta la vita sulla Terra dipende da quella semplice molecola che chiamiamo acqua. Noi la usiamo soprattutto per lavarci e bere. Ma nel mondo animale, l'acqua viene utilizzata per molti altri scopi. Il procione è una delle creature più adattabili del pianeta. Questo perché è un saprofago e mangia praticamente di tutto. Il procione può vivere sia in una città trafficata, sia in una fitta foresta, purché ci sia acqua nelle vicinanze. Questo perché le sue zampe devono essere bagnate per funzionare al meglio. I cuscinetti delle dita sono abbastanza simili a quelli delle zampe dei cani e sono molto elastici quando sono bagnati. È per questo motivo che spesso, soprattutto i procioni in cattività, inzuppano le zampe nel loro cibo. Bene, amico. Vedo che l'appetito non ti manca. Che viva in un lago ghiacciato o in un corso d'acqua, la lontra di fiume nordamericana è un mammifero creato appositamente per nuotare. Ha zampe palmate e un corpo molto affusolato. Questo permette alla lontra di sprecciare attraverso l'acqua come un siluro. E non è tutto. Riescono persino a chiudere le narici nell'acqua. Hanno dei muscoli che permettono di farlo per evitare che l'acqua entri nel naso mentre nuotano. Hanno anche una pelliccia del tutto impermeabile che consente loro di stare in acqua trattenendo tutto il calore. Avendo un metabolismo estremamente veloce, la lontra di fiume deve consumare circa il 20% del suo peso ogni giorno. Il suo cibo preferito è il pesce, quindi è un bene che questa creatura sia così a suo agio dentro l'acqua. Nel mondo esistono circa 150 specie di anatre e la più comune è il Germano Reale. Il maschio di questa specie ha una caratteristica testa verde e un becco giallo acceso, che servono ad attirare le femmine, solitamente marroni. I germani sono anatre da immersione, e questo significa che per nutrirsi infilano la testa sott'acqua per mangiare piante e piccoli invertebrati. In superficie devono battere forte le loro zampette per restare immersi. I germani hanno piccole sacche d'aria nelle piume inferiori che gli consentono di galleggiare facilmente. Quando sono sott'acqua e smettono di agitarsi, l'aria contenuta nelle sacche interne li fa ritornare subito in superficie. Adesso sveleremo il misterioso mondo delle volpi. Scoprirete perché alcune di loro vivono nei boschi, mentre altre preferiscono il freddo della tundra artica. I canidi sono una famiglia biologica di mammiferi carnivori.
Tra i loro membri ci sono il lupo, il coyote e il cane domestico. Questi famosi canidi spesso eclissano il loro cugino più piccolo e riservato, la volpe. La volpe più diffusa in tutto il mondo è quella rossa. La volpe rossa vive in zone boschive e ha un aspetto davvero inconfondibile. Corpo rossastro, zampe nere e coda dalla punta bianca. Penserete che sia facile da localizzare. Non sembra il migliore dei travestimenti, non sembra mimetizzarsi al meglio, ma di fatto in un ambiente più frondoso hanno maggiori possibilità di confondersi nella penombra della vegetazione. Questo abito da foresta permette alla volpe rossa di sorprendere e catturare piccoli mammiferi. Ma non tutte le volpi vivono nei boschi. Questo è l'otocione, o volpe dalle orecchie di pipistrello, e vive nella savana africana. Data la sua taglia ridotta, questa volpe preferisce mangiare insetti. È uno dei motivi per cui ha orecchie tanto grandi. Mangiano degli animali che si trovano dentro il terreno. E quelle enormi orecchie da pipistrello permettono loro di avvertire il rumore di termiti e insetti che si muovono sottoterra. Così cominciano a scavare e possono mangiarli. La specie di volpe che vive più a nord è la volpe artica. La si può definire un'esperta di mimetismo. Durante l'inverno sfoggia una pelliccia tutta bianca che si confonde con l'ambiente, un po' come l'orso polare. Ma in estate la volpe artica si cambia d'abito. Alcune di loro sembrano addirittura blu scuro. Il nuovo pelo la aiuta a sorprendere le prede come queste alche. E se la volpe è fortunata, tornerà nella sua tana con un pasto fresco. Nel deserto del Sahara, nel Nord Africa, vive la volpe più minuta, il piccolo fennec. Questa creaturina ha enormi orecchie che contribuiscono a disperdere il calore del corpo. Possiede anche zampe molto particolari. Hanno della pelliccia tra le dita che funziona come degli infradito incorporati. Quando noi camminiamo sulla sabbia bollente, potremmo scottarci i piedi. La pelliccia sui cuscinetti delle volpi, invece, protegge la pianta delle zampe dalla sabbia del deserto. Facciamo un bel applauso al fennec. Sarà anche un piccoletto, ma conosce più di un ottimo trucco per sconfiggere il caldo. Adesso conosceremo il motivo per il quale gli squali sembrano essere sempre in movimento, senza riposare mai. Una domanda che molti si pongono spesso è: ma gli squali dormono mai? La risposta è più o meno. Gli squali sembrano muoversi di continuo, quindi penserete che non dormono mai, ma a volte praticano il cosiddetto riposo in movimento. In realtà attraversano questi periodi di riposo in cui il loro cervello non è esattamente attivo come quando sono svegli. Ma non smettono mai veramente di nuotare, perché l'acqua deve scorrere attraverso le branchie per ricavarne l'ossigeno necessario a sopravvivere. Abbiamo capito. Tutti gli squali devono muoversi per respirare, giusto? Beh,
Non necessariamente. Guardate questo squalo nutrice. È immobile sul fondale. Questa specie riesce a respirare grazie ai muscoli delle guance che pompano acqua attraverso le branchie. Questo speciale metodo di respirazione è detto pompaggio boccale. Ma molti squali devono comunque tenersi in moto per sopravvivere. Ed ecco un'ultima domanda. Questo squalo sarà sveglio o starà dormendo in movimento? Credo proprio che faremo andare qualcun altro a controllare. Alla prossima puntata!